a un mese dall'ultimo fenomeno acqua verde che le autorità hanno imputato alle alghe. Mo', stranissimo. Guardate come si presenta il mare dopo un mese. A dire che è stupendo è poco. Qua stiamo sempre zapponite, eh. L'ultima volta del fenomeno. La verità è che abbiamo un mare bellissimo, se non ce l'inquinano. Ora vogliono fare anche la trivellazione nelle isole Tremiti. Guardate, eh. La piscina non può far niente. E vi posso dire che da un mese a questa parte il mare è così, quasi tutti i giorni. Era un po' più torbido qualche giorno fa, ma è sempre così. Limpido e bello. Questa è la realtà del mio paese. Il mare è bellissimo. Però abbiamo sempre d'agosto di tutti gli anni il famoso fenomeno che ora diventa marrone, ora diventa rosso, ora diventa verde. Però sempre le alghe sono. Oh. Eppure dal 1 al 5 settembre la temperatura non superava i 30 gradi. Eppure quel fenomeno c'era sempre. Guardate, gente, come si vede affondare. Eppure l'acqua non è più bassissima. Questa è la realtà. A tutti quelli che dicevano che non era inquinamento, che davano la colpa a quelle povere alghe. Le alghe vi cacciano dal mare. Ah no, Angelo, pure da qua è pulitissimo, non ti preoccupare. O da qua o da là, tanto i video l'ho preso sempre di qua. Oh, è qua, stai scherzando? Ma devo vedere pure l'erba, devo vedere che qualsiasi cosa che c'è nel mare. Questo posso dirvi che il mare è stupendo. A un mese dal famoso fenomeno. Zapponeta 5 ottobre, paese di mare pulito.